Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi insieme andiamo a realizzare questo poncho di facile esecuzione. Per realizzarlo ci occorre conoscere la maglia alta, la maglia bassa e la maglia bassissima. Per questo poncho andremo ad utilizzare la lana Animalier, nello specifico 400 grammi. Quindi ragazzi, la prima cosa da fare per il nostro Nel tutorial box è andare a informazioni mettere per una chi fosse catena di interessato, circa metto il link del 54 sito web centimetri. per acquistare Allora, la con lana la mia Animalier lana profilati Animalier 3 sfere. io Passiamo metto adesso al tutorial. 60 catenelle. Ovviamente se volete un collo più stretto, magari lo volete fare per bambina o per una persona molto magra, andate a mettere meno catenelle. Quindi vi regolate voi con la misura del collo, tenendo sempre presente che questo è un capo che va infilato dalla testa. Quindi dovete fare una larghezza che vi permette di infilarlo. Fatto questo, vedete le nostre catenelle, andiamo a sistemare la catenella in modo da poterla chiudere in cerchio. Quindi abbiamo fatto le 60 catenelle con uncinetto 5,5, ok? Che è l'uncinetto, vedete, che praticamente io ho scelto per questa lavorazione. La lana Animalier consiglia un uncinetto 4,55. Io per le lavorazioni di abbigliamento vado sempre ad aumentare un po' l'uncinetto per avere un lavoro più morbido, quindi meno teso. Quindi vedete, il massimo è 5, io uso 5,5. Adesso sistemata, vedete la nostra catenella in questa maniera, andiamo a chiudere in cerchio. Quindi 60 catenelle, vado nella prima catenella che ho realizzato e chiudo in cerchio. Prendo il filo del gomitolo e faccio una maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso inizio con 2 catenelle. Questo perché il lavoro non sarà troppo largo alla fine di ogni giro e vado a lavorare un totale di 15 maglie alte. Quindi ho lavorato la prima, che è questa, vedete. Entro nella seconda, la terza, la quarta, fino ad arrivare alla quindicesima. Quando arrivo, vedete, nella quindicesima, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro una maglia alta, una catenella. E di nuovo, guardate, nello stesso spazio un'altra maglia alta. Quindi iniziamo col nostro aumento. E qui vado a mettere un marcapunti, così facilitiamo le principianti. Adesso di nuovo entriamo nel prossimo punto e lavoriamo di nuovo 15 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, fino ad arrivare alla quindicesima. Arriviamo quindi, vedete, di nuovo nel quindicesimo punto da lavorare, filo sull'uncinetto, lavoriamo una prima maglia alta, una catenella e di nuovo all'interno una maglia alta. E al centro, vedete, io non faccio altro che rimettere il marcapunti, perché qui andremo sempre ad aumentare. Quindi ho realizzato il secondo aumento. Noi dobbiamo dividere la nostra catenella iniziale per 4. Quindi vado ancora a proseguire. Vedete, nel prossimo punto una maglia alta, nel prossimo ancora un'altra maglia alta, fino ad arrivare di nuovo nel quindicesimo punto. Quando arrivo, vedete, di nuovo nel quindicesimo punto una maglia alta, una catenella. E nello stesso punto un'altra maglia alta. E anche qui andiamo a mettere un marcapunti dove abbiamo la catenella per ricordarci. Adesso, se abbiamo lavorato correttamente, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vedete, 15 punti. Quindi stringete bene l'ultimo punto e qui nel quindicesimo lavoreremo un altro aumento. Quindi adesso di nuovo nel prossimo punto cercate di non saltare nessun punto, una maglia alta, nel prossimo una maglia alta, fino ad arrivare nel quindicesimo, che sarà l'ultimo punto.
Arriviamo quindi, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo l'ultimo aumento, cioè il quarto, quindi una maglia alta, una catenella e di nuovo nello stesso punto una maglia alta. E anche qui mettiamo un marcapunti. Adesso dobbiamo chiudere la lavorazione, quindi ho realizzato 2 catenelle, sulla seconda, vedete? Vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. E abbiamo, vedete, lavorato in questa maniera. Quindi abbiamo, vedete, realizzato un quadrato. Vedete, ha proprio la forma di un quadrato. Adesso dobbiamo andare a proseguire in questa maniera. Lavoriamo sempre le 2 catenelle iniziali, dove andiamo ad iniziare con 2 catenelle e terminiamo sulla seconda catenella. Filo sull'uncinetto. In ogni punto, vedete, quindi in ogni maglia alta entriamo e lavoriamo una maglia alta. Quindi maglia alta su ogni maglia alta. E lavoriamo così fino ad arrivare al primo aumento. Quindi andate a lavorare tutte le maglie alte fino al primo marcapunti. Arrivo, vedete, qua dove ho il marcapunti al centro, quindi ho la catenella. Sulla maglia alta, vedete, dobbiamo sempre andare a lavorare, quindi non si salta questa l'ultima maglia alta prima della catenella. Andiamo all'interno e lavoriamo. Togliamo il marcapunti e lavoriamo. Una, vedete, io entro proprio all'interno, quindi all'interno di questa V, lavoro una maglia alta, una catenella. Di nuovo una maglia alta e mettiamo il nostro marcapunti, sempre per non dimenticare dove abbiamo aumentato. Adesso fate attenzione, filo sull'uncinetto, cercate di non saltare questa maglia. Questa maglia, vedete, va lavorata, potrebbe essere coperta dalla lavorazione. Quindi entriamo e lavoriamo di nuovo una maglia alta sulla maglia alta e proseguiamo lavorando sempre una maglia alta, vedete, sulla maglia alta in questa maniera, quindi maglia alta sopra maglia alta. E facciamo questo fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Arriviamo, vedete, alla maglia alta prima della catenella, quindi filo sull'uncinetto, lavoriamo la maglia alta. Dove abbiamo, vedete, la catenella, togliamo il nostro marcapunti, filo sull'uncinetto e proprio all'interno, vedete, io entro con il mio uncinetto e lavoro una maglia alta, una catenella e di nuovo filo sull'uncinetto e all'interno sempre un'altra maglia alta. Ed ecco qui. Rimettiamo il marcapunti al centro. E di nuovo, vedete, filo sull'uncinetto, fate sempre attenzione di non saltare la prima maglia alta dopo la catenella. Quindi entriamo all'interno e lavoriamo la prima maglia alta. E su ogni maglia alta una maglia alta. E facciamo questo fino ad arrivare all'altro marcapunti. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti dove lavorerete di nuovo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, maglie alte su ogni punto fino all'ultimo marcapunti. Arriviamo, guardate bene, nell'ultima maglia alta prima della catenella ho lavorato, vedete, la maglia alta. Adesso all'interno dello spazio da una catenella vado a lavorare di nuovo l'aumento, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso guardate bene, qui ho l'ultima maglia alta, una maglia alta, quindi qui vado a lavorare la maglia alta, che ad ogni giro, vedete, ne saranno 2, poi ne saranno 3, poi ne saranno 4, aumenteranno sempre, ovviamente. Mettiamo il marcapunti al centro e sulla seconda catenella 1 e 2 andiamo a chiudere a maglia bassissima la nostra riga in questa maniera. Quindi, come potete vedere, noi abbiamo, vedete, abbiamo 4 aumenti. Vi faccio vedere, li stendo e ve li faccio vedere. Ecco qui. Questi sono 4 aumenti e diventa proprio, vedete, un quadrato, un vero e proprio quadrato. Adesso dobbiamo andare a proseguire lavorando sempre
le due catenelle iniziali del lavoro, una maglia alta, vedete, su ogni maglia alta. Quando arriviamo al marcapunti, quindi quando arriviamo al marcapunti dove abbiamo la catenella, all'interno lavoreremo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Ovviamente in base al filato andate anche a fare l'aumento. Nel mio caso, siccome è un filato abbastanza spesso, io lavoro solo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Se il vostro filo è troppo sottile, potete anche lavorare due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Questo dovete valutarlo voi, però vi posso dire che con questa lavorazione l'uncinetto un po' più grande va più che bene. Quindi in ogni spazio da una catenella aumentate fino ad arrivare dove abbiamo lavorato le due catenelle, chiaramente chiudiamo la lavorazione sempre alla stessa maniera. Io adesso vado a lavorare per un tot di righe. Ricordate che alla fine, vedete, prima delle due catenelle avrete sempre delle maglie alte, quindi dopo questo aumento avrete delle maglie alte. Se non volete confondervi, potete anche sulla seconda catenella, vedete, mettere un marcapunti, così sapete dove dovete chiudere il lavoro. Specie per le principianti può essere un'ottima tecnica. Allora, io adesso vado a lavorare sempre così per un tot di righe. Nello specifico io devo lavorare 18 righe per la mia larghezza. Allora, gli aumenti non sono sempre gli stessi per le taglie, quindi per ogni taglia ci sarà degli aumenti stabiliti. Adesso vado ad aumentare e poi vi spiego come vi dovete regolare. Allora, come potete vedere, ne ho realizzato 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 righe. Le mie righe corrispondono a 36 cm di altezza, quindi io ho lavorato 18 righe aumentando sempre. La larghezza del collo, questa frontale, vedete, è di 15 cm, quindi abbiamo 15 cm. Un totale di larghezza di circa 33 centimetri. Queste sono le misure. A questo punto andiamo a misurare il nostro poncio. E come dobbiamo andare a regolarci? Allora, una volta che abbiamo fatto questa larghezza, che nel mio caso ve la dico anche totale di larghezza, sì, è 77 centimetri, quindi da questo punto fino a questo punto io ho 77 centimetri di larghezza. Per regolarmi lo vado ad indossare e questo punto, vedete dove abbiamo l'aumento, deve combaciare sotto le ascelle. Quindi una volta che combacia sotto le ascelle io mi fermo con gli aumenti. Quindi guardate dove abbiamo l'aumento, sia davanti che dietro, noi dobbiamo regolarci in questa maniera qui. Che qui e qui vada, vedete, a essere abbastanza largo in modo che ci sia, vedete, l'apertura per alzare le braccia, insomma, per i movimenti. Quindi andate a fare gli aumenti finché non vedete questa apertura in questa maniera qui. Quindi adesso dobbiamo andare a proseguire senza nessun tipo di aumento. Quindi 1 e 2 catenelle. In ogni maglia alta, filo sull'uncinetto, lavoriamo una maglia alta. Quindi io inizio la mia 19ª riga. Quindi lavoriamo semplicemente delle maglie alte su ogni maglia alta in maniera veramente molto molto semplice. E lavoriamo queste maglie alte su ogni maglia alta fino ad arrivare al primo marcapunti dove fino adesso abbiamo aumentato. Quindi andate a lavorare le vostre maglie alte fino al marcapunti. Arrivo, guardate, nelle ultime due maglie alte prima del marcapunti, quindi le lavoro, 1 e 2, vedete la seconda, e qui ho il mio marcapunti, dove fino adesso abbiamo aumentato, adesso non aumentiamo più, quindi togliamo il marcapunti, filo sull'uncinetto, entro, vedete, lavoro una sola maglia alta. Questa maglia alta io la vado a segnare, quindi vado a mettere un marcapunti. Questa cosa la vado a fare solo ed unicamente perché quando dovrò prendere la misura per il polsino mi aiuterà a farlo in maniera corretta, ok? Quindi io lo vado a mettere
perché voglio essere sicura di non sbagliare. Quindi fatelo anche voi, così non commettiamo nessun errore. Filo sull'uncinetto, vedete, ho la prossima maglia alta, entro all'interno e lavoro una maglia alta. Di nuovo maglie alte su tutte le maglie alte che seguono, fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Quindi andate a proseguire fino al prossimo marcapunti. Arriviamo, vedete, di nuovo dove abbiamo l'altro marcapunto, quindi l'ultima maglia alta da lavorare. Dove abbiamo, vedete, la catenella, togliamo il marcapunti e all'interno lavoriamo una sola maglia alta. E su questa maglia alta vado a mettere il marcapunti. E andiamo a proseguire. Filo sull'uncinetto. Questa è la prossima maglia alta e lavoriamo una maglia alta. Quindi adesso andate a proseguire lavorando una maglia alta su ogni maglia alta come sto facendo io. Quando arriviamo al prossimo marcapunti, vedete, togliamo il marcapunti. All'interno lavoriamo una sola maglia alta che andiamo a segnare con il marcapunti e questo fino alla fine della riga. Quindi vedete, arriviamo alla fine della riga, lavoriamo l'ultimo punto da lavorare. E 1 e 2 sulla seconda catenella chiudiamo a maglia bassissima come abbiamo fatto per tutte le righe. Adesso si va a continuare senza aumentare. Vedete dove abbiamo il marcapunti, quindi abbiamo lavorato questa maglia alta, io lo vado sempre a rimettere. Poi dopo, insomma, capirete perché, perché quando andiamo a fare il polsino sappiamo bene, preciso, perché non abbiamo niente. Fino adesso avevamo, vedete, il foro dell'aumento. Poi non ce l'abbiamo più man mano che andiamo avanti e possiamo confonderci. Quindi, siccome questa è una lavorazione che possono fare anche le principianti, ci tengo a farla in maniera chiara. Adesso andiamo a proseguire sempre 2 catenelle e su ogni maglia alta, vedete, lavoriamo la nostra maglia alta. Quindi tutte le righe saranno semplicemente a maglia alta senza nessun aumento. Ok, io adesso vado a proseguire e poi vi dico più o meno quante righe ovviamente ho realizzato, i centimetri e come vi dovete regolare e dove praticamente dovete smettere di lavorare. Allora ragazzi, io ho proseguito per un totale di 30 righe. Vi metto le misure totali, vedete, sullo schermo per rendervi conto. Adesso dobbiamo andare. Vedete ai lati, quindi qui ho, vedete, il marcapunti dove ho messo il segno man mano che lavoravo e qui ho delineato 15 centimetri e andremo a lavorare intorno a questi 15 centimetri. Quindi una volta avete preso bene le misure, quindi avete steso bene, vedete, la mantella, andate a rendervi conto. Se magari avete sbagliato con i punti, vedete che i punti non combaciano, quindi probabilmente li avete attaccati male mentre lavoravate, non vi preoccupate, basta, vedete che stendete la mantella in questa maniera qui, quindi la stendete bene e andate ad isolare i 15 centimetri che avete qui, quindi 15 centimetri totali che adesso andiamo a lavorare e vi dico quanti punti sono nel mio caso. Allora ragazzi, i miei 15 centimetri dal lato, ovviamente 15 dall'altro, sono 28 maglie alte. Ovviamente in base alla lana probabilmente le maglie saranno diverse. Se usate la lana animalier, insomma avete le mie stesse maglie. Adesso io devo andare a lavorare il polsino su questo spazio. Che cosa faccio? Dove ho, vedete, il verso, ovviamente io lavoro con la destra, mi aggancio sulla maglia, questa qui dove vedete il marcapunti. Con una maglia bassissima, una catenella. Adesso tolgo ovviamente il marcapunti e lo vado a mettere, vedete, solo frontalmente perché devo ovviamente riconoscere dove devo arrivare. Mi sono agganciata in questa maniera qui e quindi inizio ad entrare all'interno, vedete, e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Una maglia bassa, vedete, in ogni punto lavoro una maglia bassa finché non ho completato il giro e arrivo al marcapunti. Arrivo, vedete, al marcapunti che chiaramente vado a togliere in questa maniera qui. Quindi vedete dove ho la catenella, eccola qui, vedete, dove mi sono praticamente, vedete, agganciata.
entro, io entro proprio all'interno della catenella, così guardate, e chiudo a maglia bassissima in questa maniera. Adesso una catenella e qui vado a mettere il marcapunti e faccio un'altra riga di maglia bassa, quindi in ogni punto vedete entro e lavoro una maglia bassa. Adesso chiaramente vedete, noi andiamo a lavorare in tondo così, quindi andate a proseguire fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, entro all'interno del punto e lavoro una maglia bassa e qui ovviamente rimetto il marcapunti. Adesso io vado a proseguire per circa 2-3 righe di maglia bassa e poi vi dico come andiamo a proseguire. Andiamo chiaramente a proseguire a spirale, cioè quando arriviamo nel marcapunti lavoriamo un'altra maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Quindi io ho già lavorato, vedete, due righe di maglie basse, ne vado a lavorare altre due. Ok? Quindi avremo un totale di 4 righe di maglie basse. Ho completato, vedete, le mie 4 righe di maglie basse, quindi una, due, tre e quattro righe di maglie basse. Adesso vedete dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti e inizio la lavorazione a maglia bassissima, quindi entro, vedete, all'interno del punto e lavoro una maglia bassissima. E ovviamente vado a rimettere il mio marcapunti all'interno. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima. Nel prossimo una maglia bassissima fino ad arrivare al marcapunti. Dopo il primo giro, vedete, di maglia bassissima, andiamo a controllare ovviamente se la nostra mano, vedete, passa. A me passa benissimo e quindi va bene così, perché ovviamente dovete avere un po' di tolleranza, non deve essere troppo stretta. Una volta che avete controllato, potete proseguire. Quindi arrivo, vedete dove ho realizzato la prima riga di maglia bassissima. Adesso devo proseguire con delle righe di maglia bassissima. Quindi tolgo il marcapunti, entro all'interno dell'ultimo punto e vado a lavorare in costo. Quindi entro, vedete, prendo una sola asola e lavoro una maglia bassissima. E anche qui rimetto il marcapunti. Ricordatevi il marcapunti, vi raccomando. Entriamo nel prossimo sempre in coste e lavoriamo una maglia bassissima. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima. Quindi una maglia bassissima in ogni maglia bassissima, entrando in coste in questa maniera qui, vedete? Quindi adesso io vado a proseguire così fino al marcapunti. Quando abbiamo completato, vedete, il nostro giro, a questo punto togliamo il nostro marcapunti, in questa maniera qui, tagliamo il nostro filo, sfiliamo e andiamo a chiudere la lavorazione. Quindi noi siamo qui, vedete, nell'ultimo punto, entriamo in quello dopo, carichiamo il filo verso l'esterno e poi, vedete, tiriamo e lo agganciamo. Così entriamo al centro e lo tiriamo da dietro e lo andiamo a nascondere nella lavorazione. Ovviamente, se abbiamo bisogno di un polsino più lungo, andiamo ad aumentare le righe di maglia bassa, non di maglia bassissima. Le righe di maglia bassissima serviranno solo ed unicamente per il bordino del polso, altrimenti andiamo a stringere troppo. Adesso andate ovviamente a lavorare lo stesso polsino dall'altro lato. Misurate prima magari di fare la riga di maglia bassissima, così siete sicuri che basterà questo spessore. A me basta perché già la mantella scendeva praticamente sul polso. Se invece a voi è un pochino più alta, diciamo, avete, perciò è sempre meglio andare a misurare. Adesso passiamo al collo, quindi andate a fare l'altro polsino e passiamo al collo. Adesso vedete, siamo passati al collo, qui ho il filo praticamente di giuntura, mi trovo in questa maniera qui, vedete questo è il filo praticamente che abbiamo iniziato la lavorazione, entro all'interno della maglia alta e mi aggancio con una maglia bassissima, facciamo sempre così, ci agganciamo, adesso un marcapunti, entro
E in ogni punto, vedete, io entro, guardate bene, entro e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Porto anche il filo, vedete, con me. Nel prossimo è una maglia bassa. Quindi in ogni punto lavoriamo una maglia bassa, fino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al marcapunti, semplicemente lo togliamo, entriamo all'interno della maglia bassissima o catenella e lavoriamo una maglia bassa. Anche qui andiamo a lavorare a spirale, quindi rimettiamo il marcapunti e di nuovo in ogni punto maglia bassa. Adesso io vado a fare delle righe di maglia bassa, quando arrivo al marcapunti tolgo il marcapunti, rifaccio la maglia bassa e rimetto il marcapunti. Vado a fare delle righe di maglia bassa e vi dico quante righe poi ho realizzato. Allora ragazzi, ho proseguito per un totale di 10 righe a maglia bassa. Fatto questo, dove ho, vedete, il marcapunti, quindi l'ultimo punto, vado, qui ho il marcapunti, io l'avevo già tolto, quindi dove ho il marcapunti entro e lavoro una maglia bassissima e infilo il mio marcapunti. A questo punto lavoriamo un giro di maglie bassissime in ogni punto. Questo servirà, lo facciamo chiaramente sempre con l'uncinetto più piccolo, quindi ho ridotto dal 5,5 al 4. Questo farà in modo che il nostro collo vada ad aderire un po' di più rispetto alla larghezza ovviamente che ha. Quindi come potete vedere, guarda, già man mano che lavoriamo, già notiamo che la lavorazione va a restringersi. Quindi andate a lavorare questo giro di maglie bassissime fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, io non vado a fare nessun altro giro di maglia bassissima, perché il mio restringersi con l'uncinetto più piccolo va bene. Ovviamente se voi lo misurate, lo volete ancora un pochino che va a stringersi, basterà continuare con dei giri di maglia bassissima. Quindi dove ho, vedete, il marcapunti lo tolgo, taglio il filo e vado a chiudere la lavorazione. Quindi il filo, vedete, si trova in questa maniera qui, entro nel prossimo, sul davanti, carico il filo, lo porto sul davanti e adesso vedete dove praticamente è uscito il filo, entro di nuovo al centro e lo vado a portare all'interno del mio lavoro e quindi lo andiamo chiaramente a nascondere poi all'interno con ago. Fatto questo, il nostro poncio è pronto.